Un'altra restrizione di cui mi farebbe piacere parlarvi è quella del tautogramma. È quella del tautogramma che è una tecnica di scrittura molto antica. Che cos'è il tautogramma? Il tautogramma significa scrivere un testo con parole che iniziano tutte con la stessa lettera. Proviamo a fare qualche riscrittura. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, questo è un famoso proverbio. Proviamo a ridirlo in forma di tautogramma. Condotta criminosa conturba coscienza. Oppure, un po' più colloquiale, chi è causa del suo mal pianga se stesso, fosti furfante, fosti farabutto, facesti fregatura, fottiti. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, concetto diciamo anche grammaticalmente piuttosto ambizioso, in acchiappa, acchiappa, al fine avrai arto amputato. Oppure, ancora più sintetico, siamese sgraffigna sugna, suturato. A caval donato non si guarda in bocca, ricevuto regalo ringrazia radioso. Guardate, suona anche meglio. A caval donato non si guarda in bocca, ricevuto regalo ringrazia radioso. Oppure, più telegrafico, presente pregevole, pacchetto prezioso, peccato per prezzo. Con la tecnica del tautogramma si possono scrivere anche storielle molto lunghe. Umberto Eco vessa sistematicamente i suoi alunni del DAMS facendogli riscrivere storie, favole in forma di tautogramma. È famosissima la favola di Pinocchio, riscritta in 6 pagine di tautogramma, accuratissimo. Comincia così: povero papà Peppe, palesemente provato penuria, prende prestito polveroso pezzo pino, poi perfettamente preparato, eccetera eccetera. La fata turchina diventa provvidenziale pulzella, poteri paranormali, parrucca per vinca, protegge Pinocchio per pietà. E c'è tutta la storia di Pinocchio in P. La biografia di Marilyn Monroe, per esempio, in M viene così: madre matta, malata mentale, mandata a manicomio, minorenne, meritevole marin, misure modella, musetto mite, morbide movenze, mammelle mozzafiato, menischi mediterranei, maniaca make-up, magnifici merletti, manipolata maschi, merito metropolitana, mostro maschi maliziose mutandine, mito moderno, mise mani mattonella, morì misteriosamente. E questa è tutta la storia di Marilyn Monroe, raccontata in tautogramma. E giusto per concludere, siccome è presente l'autore da qualche parte, sta là, Salvatore Brandi, si è cimentato nella riscrittura del primo libro della Bibbia, il Genesi, in forma di tautogramma in esse. Ve lo leggo brevemente. Signore sfaccendato spende settimana sistemando superfici sferiche, spargendoci sopra specie strane, salmoni, scoiattoli, somari, scrofe, sorci, scarafaggi. Sabato, sicuramente stanchissimo, sbaglia. Soffia su sostanza sformata, scaturendovi singolare soggetto, somigliante se stesso, sebbene sprovvisto superpoteri, soprannominato scimmione sapiente sapiente. Successivamente, sottraendogli scampolo situato sotto sterno, sforna sua sposa. Secondo sbaglio. Suddetta signorina, sebbene sia stupida, saccente, scocciatrice, suscita scalpore scoprendo schiena, seno, sedere, sicché subito soggioga scimmione sprovveduto. Spensierati, si sollazzano soli sotto stelle splendenti. Serpente segnala saporita sacra specialità. Signorina segue suggerimento. Scimmione succube saggia senza supporre successivi sviluppi. Signore scorge soggetti sazi, sopraggiunge sbraitando. Stolti! Strafocaste sacra specialità? Sì, scusaci. Screanzati, smammate, se no sparo saette. Stai scherzando? Silenzio! Stolti, signorina,
Sognerai solenne sposalizio, sebbene successivamente spazzerai, sfornerai stufati, sparecchierai, stirerai, spolvererai senza sosta, scimmione, sgobberai sempre, spererai sedurre soavi signorine, sperperando soldi senza successo. Su via, signore, siamo seri. Silenzio! Studierete 16 stagioni, sentirete suonare Sugar Free, Spagna, Scialpi, sopporterete squalli di show, Sarabanda, Stranamore, Sanremo. Sugli stadi sognerete scudetti senza soddisfazione. Sarete sudditi sconosciuti senza scrupoli, Savonarola, Stalin, Savoia, Silvio. Senza sentire seguito scapparono, sperimentarono suicidio senza successo, sicché, sebbene si siano succeduti svariati secoli, successori seguitano a subire simili sciagure. Salvatore Brandi. Ecco, il tautogramma è una regola molto stretta, come avete visto. Ora, letto così sembra sia facile da comporre. Cavolo, naturalmente il fatto di decapitare il vocabolario di un numero della quasi totalità delle sue parole rende estremamente difficile la capacità di esprimersi, e proprio per questo rende estremamente, sforza, diciamo così, allena molto preziosamente il muscolo della creatività. Se voi dovete raccontare una storia, e dovete raccontare proprio quella storia, e avete a disposizione solo parole che iniziano con una stessa lettera, dovete sforzare il cervello, dovete sforzare il muscolo della fantasia. C'è poco da fare.